Allora, buonasera a tutti. Ho proposto per iniziare questa serie un titolo un po' magniloquente, un po' ampio, all'interno del quale faccio un po' fatica ad orientarmi. Però mi sembrava giusto, all'interno di questo ciclo che avete visto è molto vario, riguarda la storia delle scoperte, l'intreccio con la storia nazionale, con la cultura nazionale, riguarda la civiltà etrusca nei suoi rapporti con l'arte anche contemporanea, i viaggiatori, la scrittura, quindi sono tanti argomenti, però io ho proposto questo titolo Luoghi comuni e reali conoscenze, un titolo molto impegnativo, non so, spero di far fronte a questo programma. Perché? Perché sugli Etruschi ci sono davvero moltissimi luoghi comuni dovuti a varie circostanze, non li possiamo trattare tutti, ma io vorrei mostrarvi alcuni di questi luoghi comuni, forse i principali, o comunque quelli che a mio avviso sono i principali, e vedere come, al contrario di questi luoghi comuni, la ricerca, lo studio, il progresso delle conoscenze di questi ultimi anni hanno cambiato e modificato molto di questi luoghi comuni. Il primo è quello delle origini, l'altro è quello della scrittura, poi c'è quello della donna, dell'elemento femminile, della effeminatezza degli Etruschi. Sono tutti luoghi comuni che circolano, che hanno anche dei canali molto diffusi. E quindi partirò col primo di questi luoghi comuni, le origini. Allora, secondo già Erodoto, che è uno storico del V secolo, gli Etruschi venivano dall'Oriente, guidati da un loro condottiero, Tirreno, in una di quelle operazioni che sono abbastanza note nel mondo antico, sarebbero venuti dalla Lidia, che è più o meno in questo punto, quindi dall'Asia Minore, in Occidente. Su questa antica teoria poi si è inserito tutta una tradizione di studi moderni, fino all'ultimo dopoguerra, che hanno accentuato questa idea della provenienza degli Etruschi dall'Oriente, in particolare utilizzando una fase della storia degli Etruschi, dell'Etruria, degli Etruschi che sono diffusi in quasi tutta l'Italia, e una fase della loro storia che è grossomodo il VII secolo, che è una fase fortemente caratterizzata da prodotti orientali. È quello che noi addetti ai lavori chiamiamo la fase orientalizzante, perché arrivano in Etruria merci proprio da questo oriente lontanissimo da cui Erodoto li faceva derivare, questo calderone che viene dall'Urarto, un'area del lontanissimo oriente, questa patera coppa di area fenicia cipriota, questi avori che naturalmente già nel materiale rimandano ad aree lontane dell'Oriente, questi sono dei manici, delle prese di ventaglio, oppure sempre in ambito di avorio, vasellame, pissidi, uova di struzzo. Lo struzzo è un animale esotico, l'uovo di struzzo è un animale esotico che non c'era nel suolo italiano, che aveva anche questa caratteristica di evocare mondi lontani, orientali, e nella sua fragilità accentuare questa idea della preziosità. Quindi sono merci orientali, preziose, fragili, che caratterizzano questa civiltà degli Etruschi nel VII secolo. Anche conchiglie come questa, tutta istoriata e lavorata, che si trova solo in aree lontane, Mar Rosso, cose del genere. Ora, questa quantità enorme di materiali orientali che danno proprio un'impronta alla civiltà etrusca è stato il cavallo di battaglia di coloro che volevano dare ragione ad Erodoto. Era la prova archeologica del fatto che gli Etruschi venivano dall'Oriente. E sembrava che questa prova archeologica dei materiali dell'orientalizzante avesse quasi definitivamente risolto il problema. In realtà non è così. Non è così, e questo lo ha detto molto bene Massimo Pallottino, che come sapete è il padre della etruscologia moderna, perché ha fatto subito una osservazione molto banale ma molto importante, cioè questi oggetti orientali che noi vediamo nel Mediterraneo, che noi vediamo in Etruria, non sono solo in Etruria, ma sono in moltissimi altri
luoghi del Mediterraneo. Qui vedete una concentrazione di questi candelabri nell'Asia Minore, Cipro, ma anche in Grecia, in Sardegna, addirittura in Spagna, e quindi è un oggetto orientale che però non è solo in Etruria, e quindi è un po' difficile poter collegare questa diffusione di materiali con una origine orientale degli Etruschi. Poi c'è un altro problema, che è un problema cronologico, l'orientalizzante, cioè questa diciamo così, superficie fortemente legata all'Oriente è del VII secolo, mentre noi sappiamo che gli Etruschi sono già formati, presenti nelle loro terre, nell'Etruria, nell'Etruria Padana, nell'Etruria Campana, almeno a partire dal IX secolo, quindi almeno 200 anni prima. Quindi c'è uno scarto cronologico che non giustifica questo aspetto. Dopodiché ci sono state altre teorie, qualcuno ha pensato a un'origine settentrionale, qui abbrevio un po' la questione, a un'origine settentrionale, quindi da nord delle Alpi, per una serie di relazioni che certi riti funerari degli Etruschi avevano con riti funerari dell'ambito transalpino, i cosiddetti campi d'urne, con questo rito della incenerazione. Quindi origine orientale, origine settentrionale, già in antico Dionigi di Alicarnasso, che è uno scrittore che scrive in età augustea, diceva che gli Etruschi non vengono da nessuna parte perché sono sempre stati lì. Poi Dionigi di Alicarnasso lo diceva, diciamo, dicendo questo dava un giudizio molto negativo sugli Etruschi, perché essere sempre stati lì era una situazione meno nobile di quelli che erano venuti da fuori, pensate ai latini, pensate a tutte le altre popolazioni. Quindi in sostanza è un po' questo il quadro, anche se all'interno di questo l'origine orientale è sempre quella che ha avuto più spazio. Pallottino dimostra che nessuna di queste teorie è giusta e introduce un concetto che ancora noi oggi adottiamo tutti quanti, che non bisogna parlare di origine ma bisogna parlare di formazione, e cioè di processi storici molto lunghi all'interno dei quali anche popolazioni che vengono da fuori si possono mescolare con popolazioni locali e possono in qualche modo dare origine a dei mutamenti che portano a una conclusione di questo processo formativo, dopo la quale noi abbiamo una popolazione che ha un determinato territorio, in questo caso parlo degli Etruschi ma parlo anche delle altre popolazioni, ha un determinato territorio, ha una propria lingua, ha una propria cultura, ha una identità forte sia dal punto di vista culturale che tecnico. Ma la cosa importante a mio avviso è che se noi guardiamo bene, anche nella tradizione storica antica c'è qualcosa che fa pensare all'idea di formazione. E qui è un tratto un po' sottile, molto non notissimo. C'è una tradizione che risale a uno storico antichissimo che è nell'Anico di Lesbo, poi ripreso da logografi più recenti, siamo tra VI e V secolo avanti Cristo, il quale ci fa un racconto che a mio avviso è straordinario, perché è uno di quei racconti che nel mondo antico sono assolutamente non veri, leggendari, ma che nascondono una profonda, non veri nei dettagli, ma che nascondono una profonda verità storica. Cosa dice l'Anico di Lesbo? Dice che a un certo momento, nell'età antichissima, diciamo nel secondo millennio, il popolo dei Pelasgi, dove per Pelasgi si intende è un popolo che stava un po' dappertutto, anche se prevalentemente o secondo alcuni prevalentemente in Tessaglia, comunque un po' dovunque nel mondo greco, e con questa etichetta si vogliono identificare le popolazioni della Grecia preclassica, popolazioni antichissime e vaghe. Allora, questo popolo dei Pelasgi, nella sua vaghezza però, fa un viaggio e sbarca a Spina, nell'Adriatico del Nord. Qui fanno proprio una, secondo il racconto di Alanico, una città con le mura, e da Spina iniziano una grande marcia verso l'Italia centrale, quindi valicano l'Appennino, e quando arrivano a Cortona è proprio a metà strada tra l'Etruria meridionale e Spina, quando arrivano a Cortona si accorgono che non sono più Pelasgi ma che sono Etruschi, che sono Tirreni. Anche nel mondo antico ci sono fonti che, oltre a raccontare questi vengono da qui,
vengono dall'Asia Minore, sono arrivati qua, ci sono anche fonti che probabilmente hanno in mente questo lungo processo formativo. Secondo punto, gli Etruschi sono conosciuti nella, diciamo così, nell'immaginario collettivo, nelle conoscenze che tutti noi abbiamo, soprattutto come una popolazione fortemente caratterizzata dalle sue esperienze, dai suoi monumenti funerari. C'è un po' tra le righe l'idea che gli Etruschi si occupano solo del mondo dei morti, solo della morte, solo delle necropoli, e l'idea che non si conosca tanto del mondo dei vivi, e su questo naturalmente si sono ricamate tante interpretazioni e tante, diciamo così, fantasie. Allora, è vero, noi conosciamo poco delle città etrusche, conosciamo molto del mondo funerario, ma forse conviene spiegare come mai si è arrivati a questo. Faccio qualche esempio. Prima di tutto c'è il caso generalizzato di città etrusche che sono al di sotto delle città attuali. Andiamo avanti, ci sono però casi ancora diversi. Questa è Tarquinia, dove l'area della città moderna e medievale moderna è questa, è l'area che corrisponde a una delle necropoli di Tarquinia, quella delle tombe dipinte, tanto per intenderci, ma l'area della città antica è questa, è il pianoro, è un pianoro cosiddetto della Civita ed è un pianoro sgombro da costruzioni moderne. E qui entra in gioco un'altra scelta che hanno fatto gli archeologi, ed è la scelta di scavare soprattutto le necropoli e quindi soprattutto i sepolcreti, per una ragione banale, perché i sepolcreti sono un luogo dove si trovano monumenti meglio conservati, monumenti che danno anche materiali, che danno più soddisfazione all'idea della scoperta tradizionale. Quindi c'è stata una concentrazione nello scavo delle necropoli. Il mondo dei morti è pure quello che ha dato luogo a tanti luoghi comuni. Per gli Etruschi la morte è un viaggio. Questo è un sarcofago dove vedete c'è un corteo con un defunto nella sua iconografia di magistrato che viene accompagnato da littori e in alcuni casi anche da demoni verso l'aldilà, verso questo mondo distinto dal mondo dei vivi. Questo accade anche, questa è una stele di Bologna per dirvi che Bologna è ancora una città etrusca, anche qui vedete il viaggio è un viaggio fatto da una su cavalli alati, quindi è un viaggio che allude al trionfo, che diventa viaggio trionfale, guidato da un demone alato che porta il defunto nell'aldilà. Però nel mondo etrusco questa insistenza sul viaggio verso l'aldilà diventa, cioè in questa insistenza nel viaggio verso l'aldilà si accentua molto l'aspetto dei demoni infernali, dei demoni che sono legati a questo al di là, che sono demoni orrendi, che sono demoni che fanno terrore, che sono demoni che fanno paura, e quindi e qui si inserisce questo luogo comune, gli Etruschi che insistono nel celebrare, nel enfatizzare, nel rappresentare questo loro mondo dell'aldilà e danno di questo mondo dell'aldilà e hanno di questo mondo dell'aldilà un'idea molto pessimista, molto negativa, con demoni cattivi, demoni che spaventano, demoni che fanno paura. Qua se ne intravede qualcuno, demoni che hanno dei martelli con cui colpiscono i defunti, demoni che sono, che fanno paura. E quindi di qui, in qualsiasi testo, anche di buona divulgazione, a volte trovate l'aldilà degli Etruschi è un aldilà negativo, un aldilà pauroso, un aldilà dove ci sono demoni che fanno paura ai defunti, e quindi è un aldilà in cui non si vuole andare. Ecco, in realtà questo è un altro dei luoghi comuni al quale ci dobbiamo sottrarre, perché non è affatto così. La tomba di Tarquinia, che è la tomba dei demoni azzurri, decorata, qui c'è un disegno generale sui tre pareti di fondo e le due pareti laterali. Nelle due pareti laterali, a destra e a sinistra, ci sono due cortei, due, diciamo così, processioni di defunti che vanno verso la parete di fondo. Quindi i demoni non stanno nell'aldilà, ma stanno nel punto, in un punto del viaggio che il defunto deve percorrere. Sono
una grande metafora del trauma della morte. È evidente che la morte è un elemento, un fatto negativo individualmente, socialmente, da tutti i punti di vista, ma una volta superati questi demoni si arriva nell'aldilà. E nell'aldilà che cosa c'è? C'è il banchetto della parete di fondo. Quindi in sostanza anche questo luogo comune del mondo etrusco dei morti pessimista è assolutamente da cancellare, da superare. Sempre dal mondo funerario arrivano molte immagini ancora di in particolare, questa è un'altra tomba di Tarquinio, la tomba del Triclinio, con scena di banchetto e di danza, che hanno introdotto un altro luogo comune, diciamo così, legato agli etruschi. E questa insistenza sul banchetto la troviamo nella pittura, in altri monumenti, può essere falsamente interpretata in questa chiave, diciamo, moralistica. Poi la donna, viene sottolineato della donna questa partecipazione al banchetto, al contrario delle altre civiltà, diciamo, coeve, in particolare i greci, pensate anche ai romani, e si insiste molto su questo ruolo peccaminoso dell'elemento femminile. Ultimo punto, la lingua. L'etrusco è una delle tante lingue dell'Italia antica, qui è un quadro generale, in cui sono i latini, gli umbri, le lingue dell'Italia meridionale, italiche. L'etrusco è una delle più importanti lingue dell'Italia antica. Soprattutto, detto questo, noi sappiamo che gli etruschi imparano a scrivere, quindi conoscono il sistema della scrittura e adottano gli strumenti che servono a realizzare la scrittura, cioè l'alfabeto, dai greci nell'Italia meridionale. E avviene qui il primo contatto che è la trasmissione, cioè l'idea che si possa scrivere. Nessuna popolazione italica lo aveva prima, ma soprattutto l'alfabeto che serve per scrivere. Questa che vedete è una tavoletta scrittoria che ha al bordo la serie alfabetica, che è una serie alfabetica greca, è l'alfabeto che i greci fanno conoscere agli etruschi. L'alfabeto è un alfabeto greco rispetto al quale gli etruschi fanno alcune modifiche, tolgono alcuni segni dei quali non avevano bisogno perché non avevano questi suoni e aggiungono qualche altra cosa. Allora, prima considerazione, non esiste nessun mistero perché noi leggiamo correttamente tutte le iscrizioni, perché sono scritti in un alfabeto di cui conosciamo i valori fonetici e quindi, diciamo, non c'è nessun problema di decifrazione o meglio di lettura. Poi certo, queste iscrizioni servono a enucleare dei messaggi che sono messaggi di dono, oppure le iscrizioni servono a individuare i nomi dei defunti nei luoghi sepolcrali, oppure le iscrizioni servono a indicare non solo il nome ma anche il cursus honorum del defunto. E noi abbiamo migliaia e migliaia di iscrizioni, ma la quasi totalità di queste iscrizioni riguardano il mondo funerario, quindi i nomi dei defunti, i verbi che riguardano vivere e morire, i verbi e le operazioni che riguardano il dono tra cittadini e tra divinità, ma al di fuori di questo testi più complessi pongono qualche problema. Quindi in sostanza non c'è un mistero della lingua etrusca, c'è una difficoltà di interpretazione che tra l'altro progressivamente si attenua con il progresso degli studi. Quindi però almeno alcune cose, e questo lo dimostra, almeno alcune cose le sappiamo con certezza proprio dalla documentazione epigrafica. La prima è il sistema onomastico. Un altro segmento, e ho finito, nel quale siamo abbastanza informati, guarda caso, è il segmento della città. Che questi termini, qui adesso semplifico un po' per chiudere, hanno esattamente un corrispettivo con il latino e con il greco. E quindi vedete che non solo a livello onomastico, ma anche in alcuni ambiti della storia etrusca, noi siamo in grado di penetrare un po' di più di quello che è la difficoltà della lingua nell'ambito della conoscenza di questa terminologia. Grazie.